questo è il permesso e insieme c'è tutto il progetto che viene. Grazie. Quindi questo guardate qua, questo è veramente per noi è un momento di grande soddisfazione. Noi siamo partiti in questa impresa, ho ripreso la lettera che facemmo il 17 di maggio. E di una cappella. No, questo è precedente. Appena noi prendemmo atto della chiusura della vicenda di Vecchiano, insieme ad altri comuni prendemmo l'iniziativa e poi abbiamo messo a disposizione delle possibilità che, come dottor Paglia può confermare, sono state valutate in piena libertà dall'azienda, e anche il supporto che ci ha dato la Regione Toscana è stato molto importante, poi lo diremo per le opere essenziali anche che saranno fatte a complemento di questo insediamento, ma anche la Regione ha creato l'habitat perché si facesse una scelta, e la scelta risulta evidentemente quella più confacente agli interessi dell'azienda per evidenti ragioni di logistica e di bacino di interessi che potevano riguardare anche le altre città, le seconde, invece la prima ha prevalso sulle altre. È una grande soddisfazione perché noi pensiamo che questo intervento in Toscana abbia una sua ragione d'essere. C'è un bacino molto ampio, si è detto, dal Grosseto alla Spezia, forse a Empoli, insomma, che può essere interessato all'offerta di un grande gruppo come IKEA, l'offerta commerciale. È chiaro che a Pisa l'interesse è ancora maggiore perché questo intervento dà caratura alla città, le città dove IKEA ha insediamenti sono di solito città importanti nelle regioni che le ospitano, e poi questo intervento genera un interesse su un'area, su un comparto della città sul quale siamo già impegnatissimi in un lavoro di complessivo recupero, di riorganizzazione. Tra l'altro questo intervento potrà dare la spinta perché anche con accorgimenti urbanistici ulteriori noi reinventiamo alcuni spazi, alcune strutture che sono semplicemente abbandonate da tante altre e oggi potrebbero essere interessanti anche in virtù di questa presenza. E d'altro lato credo che la visibilità che IKEA darà al comparto della cantieristica per la nautica aiuti in un momento di crisi molto grave, non volendo noi rinunciare a questa possibilità futura, perché gli spazi per la cantieristica Pisa ce l'ha, con tutta la logistica necessaria a fare un insediamento che abbia un grande futuro, altre città non hanno queste stesse possibilità, quindi queste sono carte che noi ci vogliamo comunque giocare e credo che l'insediamento di IKEA ci aiuti. Come sapete, IKEA atterra su un terreno dove era già previsto un grosso insediamento di servizi, addirittura la superficie utile utilizzata viene notevolmente diminuita, mi pare di circa 30.000 metri. Naturalmente ci sono parcheggi, ci sono alcune infrastrutture in più per servire questo tipo di negozio, ma non si interviene su un'area dove si è fatta una variante che ha cambiato la destinazione in modo radicale. La destinazione era già una destinazione a costruire e a costruire di più, sembra. Quindi anche da questo punto di vista c'è credo un vantaggio per la città. Quello che ho detto vale fra l'Aurelia e i Navicelli, ma secondo me vale anche oltre l'Aurelia, perché siamo a poche centinaia di metri dall'aeroporto, siamo vicini, veniva detto, alla fermata del People Mover, quindi anche questo intervento si può dire tangente a una modalità di trasporto più leggera e collettiva, diciamo, che non è il traffico privato delle auto, che comunque sarà una parte molto importante
che della soddisfazione della domanda. Però noi questa carta vogliamo giocarcela appieno, sia creando collegamenti rapidi fra i parcheggi della fermata intermedia del People Mover, che utilizzando anche modalità, le biciclette, insomma modalità più leggere e individuali, no? Quindi il trasporto collettivo, per creare un legame che può essere interessante per tanti visitatori della città che possono diventare visitatori di Ikea, o viceversa visitatori di Ikea che possono diventare anche visitatori della città, ecco, perché non diventa una cosa irraggiungibile avere un punto di riferimento in una giornata pisana dove magari si va in Piazza dei Miracoli e si va anche a vedere il negozio. Ecco, sono due cose molto, molto diverse, però sono due cose che si possono fare nell'economia territoriale che noi possiamo offrire. In altre situazioni non è così, perché magari i negozi di Ikea, come sapete, sono un po' più esterni, più lontani, diversamente collegati ai centri storici. L'ultima cosa che voglio dire è ricordare la lettera che abbiamo fatto l'8 ottobre, quindi nel momento in cui si era aperta la possibilità che il gruppo scegliesse Pisa, perché nella selezione Pisa era già risultata a quel momento la soluzione, diciamo, preferita sulle altre. Noi abbiamo puntato da un lato e puntiamo, questo diciamo abbiamo avuto allora rassicurazione e vogliamo che siano confermate oggi e in futuro, sulla mitigazione di tutti gli aspetti di impatto ambientale che qualsiasi insediamento commerciale di questa dimensione può portare. In parte questo si fa con allestimento del negozio, dell'area dei parcheggi che sia quanto meglio integrato, quindi l'alberatura, la raccolta delle acque, insomma tutti gli aspetti che potranno essere illustrati via via quando si entrerà nel merito del progetto. In parte si fa con il recupero energetico, quindi con un negozio che sia al top da questo punto di vista e che possa inserirsi in un progetto Porta al Mare che si sta cominciando a delineare. Voi sapete che sul canale della Vicenda c'è già un progetto APEA, area produttiva ecologicamente attrezzata. Noi abbiamo proposto in queste settimane, proprio a luglio prima di andare in ferie, alla Regione un progetto che dovrebbe partire anche dalla disponibilità di Saint-Gobain al recupero della quantità smisurata di energia che viene ad oggi diciamo sottoutilizzata o sprecata in quella grande industria, e poi ramificarsi per gli altri, con gli altri grandi soggetti, tra i quali naturalmente Ikea, che hanno un insediamento a Porta al Mare, e che trovi per esempio la partnership con Enel per la distribuzione intelligente, le cosiddette smart grids di energia, no? Quindi un progetto che diventi di riferimento della regione, sul quale naturalmente la partnership con Ikea è un'altra carta fortissima, perché è difficile avere un luogo in cui in 500 metri ci sono due soggetti come Saint-Gobain e Ikea, poi ce ne sono anche altri ancora, insomma dico due soggetti che hanno questa forza e questa portata, e in più ci sono interventi di recupero già in corso, ville urbane, domani Piaggio, no? Quindi proprio un'idea nuova di un comparto della città. L'altro aspetto, magari vi ricorderanno le cose l'assessore Ferri e gli altri, riguarda la mobilità, le rotonde. Ricordo che noi avevamo fatto un protocollo d'intesa prima che a Ikea ci si potesse anche pensare, c'era ancora Martini presidente, no? Che prevedeva un ammodernamento dell'Aurelia. Credo sia molto importante ed essenziale che il miglioramento dell'Aurelia con le rotonde si faccia in questa occasione, anche grazie ad un impegno importante della Regione, no? Al quale si aggiungono gli impegni già in corso da parte del Comune. Quindi noi diamo un'accelerazione molto forte in questa occasione
a impegni che avevamo già assunto, regione, comune, provincia, e che oggi diciamo, diventano un'altra grande realtà. L'altro punto riguarda come nel negozio di IKEA vendere la città e la sua offerta turistica e soprattutto turistica. Noi, se i numeri che si sono fatti, che credo siano fortemente comprovati, anche quelli prudenziali, hanno quella dimensione, noi avremo un accesso al negozio di IKEA che comincia a essere paragonabile con almeno con il numero dei biglietti venduti su Piazza dei Miracoli, per fare il confronto, no? Non dico i numeri più grandi, ma i biglietti sì. È chiaro che noi siamo molto interessati, per le ragioni che dicevo, ad avere lì un punto in cui la città si vede, la città, parlo solo di Pisa, ma parlo anche del territorio vicino a Pisa, possa mettersi in mostra, quindi mostrare, diciamo, la sua offerta di monumenti, di iniziativa turistica, di iniziativa culturale, di spettacoli. È un'occasione straordinaria, perché lì avremo un'interfaccia che difficilmente è dato avere, e la disponibilità che ci è stata data a fare questa operazione la consideriamo molto, molto importante, perché è qualcosa che si aggiunge e che dà delle potenzialità oggi anche imprevedibili. L'ultima cosa riguarda un capitolo che, lo voglio dire, io l'ho sempre detto, diciamo sempre su questo detto parole chiare, che non sta nelle nostre mani, semmai sta nelle mani della Regione, e cioè la possibilità di cogliere questa occasione di insediamento per creare relazioni tra il gruppo IKEA e produttori locali. Quando si dice locali, naturalmente bisogna dire produttori regionali, perché è difficile, no, individuarne. Comunque sia, noi siamo pronti a dare il nostro contributo insieme all'amministrazione provinciale, alla Camera di Commercio, a chiunque possa sostenere lo sforzo di imprese che abbiano la capacità di mettersi a livello della domanda di questo gruppo, che ovviamente è una domanda diciamo sofisticata e di grande dimensione in termini quantitativi, avendo IKEA un catalogo internazionale, quindi avendo la necessità di dare risposte spesso, quasi sempre, in questa dimensione. Però insomma la Toscana può cimentarsi in qualche prova, se la prova toccasse a noi, se toccasse anche a produzioni, non sono soltanto i mobili, perché poi IKEA vende tante altre cose che possono riguardare anche industrie della provincia di Pisa, io credo che noi saremmo pronti a mettere in campo tutte le iniziative per creare questo contatto e le relazioni giuste, le sinergie, anche un qualche investimento, diciamo, per favorire questa operazione. Però è chiaro che in questo caso, no, fin qui il tavolo necessariamente era nostro e poi per le questioni commerciali condiviso con la Regione. Io su questo devo ringraziare per questa parte, sia chiaro, perché poi il resto è venuto, come ho detto all'inizio, no? Non c'è nulla da aggiungere, ma per questa parte va ringraziata la Regione, che ha saputo interagire con i nostri uffici e dando una risposta in tempi brevissimi. Ecco, se questo è un intervento record per i tempi, si deve anche all'impegno di Rossi in prima persona e della Regione. Alla Regione tocca, se ci sarà, valutare la possibilità di queste sinergie di carattere produttivo. L'ultima cosa è ringraziare tutti. Io naturalmente IKEA fa i suoi interessi, così come li hanno fatti sicuramente i proprietari dei terreni, questo è del tutto legittimo, però io voglio riconoscere che c'è stata una grandissima correttezza e linearità di rapporti con tutti, per cui, come sapete, di questo abbiamo potuto rispondere in Consiglio Comunale in modo trasparente, dando risposte a tutte le domande. Però voglio ringraziare anche chi ha lavorato dal lato del Comune, perché al momento in cui, dopo una fase di riservatezza, la questione ha cominciato a affiorare, sono stati pochissimi mesi di lavoro, e c'è stato un lavoro intenso e di straordinaria capacità, a partire
dall'assessore Cerri, dagli assessori che sono qui con noi, che poi sono stati toccati via via per gli altri aspetti, Serfogli, Forte, insomma chiunque ha toccato, e i dirigenti e i funzionari che si sono occupati della pratica, che sono qui con noi. Ecco, credo che si sia dato davvero un buon esempio, si è dato un buon esempio commisurato anche all'importanza dell'opera. Noi vorremmo essere sempre all'altezza in questo modo, però un comune che sa rispondere ad un'operazione del genere, poi è un comune che, migliorandosi sempre più, può rispondere a tutto, e questo fa la differenza. Quindi quando questo ci è stato riconosciuto ci ha fatto molto, molto piacere. Naturalmente non è questo il momento, faremo più avanti anche altre riflessioni. Il percorso che abbiamo fatto è stato un percorso apertissimo di fronte alla città. Aveva bisogno di passaggi in Consiglio Comunale, l'abbiamo fatti, c'è stato un coinvolgimento forte delle commissioni competenti, c'è stato un coinvolgimento fortissimo del quartiere, abbiamo fatto assemblea, abbiamo affrontato qualsiasi problema dando risposte e ricevendo a volte anche indicazioni, consigli che poi ritroviamo anche nel percorso che abbiamo fatto. Credo che la città si sia schierata larghissimamente in modo favorevole per questo intervento, lo considero fra quelli fuori dal programma di mandato, perché non si poteva sapere che ci veniva data questa possibilità quando siamo stati eletti. Uno degli interventi più oggettivamente più rilevanti, anche per le implicazioni di sviluppo futuro che avrà, come dicevo all'inizio, è stato anche un intervento che ha dimostrato in città comportamenti differenti, anche valutazioni politiche differenti, secondo me diciamo abbastanza distanti dal sentire più largo, ma che hanno avuto e avranno un'influenza sulla vicenda della città. Ecco, che è stato dal nostro punto di vista un banco di prova importante, è stato un banco di prova per vedere che in situazioni in cui può accadere di gestire una possibilità di sviluppo contesa com'è questa, cosa succede, cosa può succedere, chi garantisce una strada equilibrata, intelligente, di sviluppo e anche tutte le relazioni sociali e istituzionali per assicurarlo, no? Perché anche quello che si è avuto nel rapporto con la regione non succede sempre, succede quando un'amministrazione locale ha stabilito un livello di rapporti e di affidabilità per cui i progetti che porta avanti sono credibili, per cui si può spendere, diciamo, anche un impegno che è un impegno gravoso come quello delle rotonde, no? Quindi questi sono elementi importanti che naturalmente saranno parte essenziale di un percorso di riflessione che noi svilupperemo in città da qui alle prossime elezioni.